Rivotti Maurizio, l'arte del ferro e del legno incontrano l'edilizia. Per preventivi, telefonare al numero 348-7306-640. Buonasera, sempre ospiti dal piccolo bar di Salso Maggiore. Stasera il nostro amico Roberto Amoroso ci presenterà che cosa? Il Mango Mix. Bevanda estiva? È una bevanda estiva, fa parte della categoria Frozen. Ah. È un drink che viene preparato nel blender, che sarebbe un frullatore professionale ad alta velocità. Prego, prego, proceda pure maestro. Abbiamo preso un mango. Abbiamo preso un mango come suggerisce il nome del cocktail stesso. Sta preparando la coreografia, parte della coreografia allora, Roberto? Sì. Le guarnizioni, solitamente si preparano prima di servire il drink. Certo. Che qui in questo caso la faccio molto semplice, anche certo, perché personalmente non amo le guarnizioni molto elaborate. Certo, molto essenziale. Dopo essere stato preso d'assalto da una corriera di giapponesi, averne fatta una troppo elaborata, ho smesso di farle. Quindi vedete, molto semplice. Poi praticamente le basi di questo drink è a base di rum, frutta fresca, in questo caso il mango, chiaramente tutta la frutta deve essere lavata accuratamente prima di essere utilizzata per evitare pesticidi, certo, e sostanze non gradite, così come le mani dell'operatore che tocca i vari ingredienti. Preparando i quadratini da mettere appunto in questo, esatto, frullatore che avevi chiamato? Si chiama blender tecnicamente, perché blender. Sarebbe, che poi tradotto in italiano è frullatore, ma per distinguerlo dai frullatori casalinghi, diciamo, questo certo, è un frullatore professionale che serve perché hanno una grande potenza e fanno anche più di 20.000 giri al minuto, hanno anche un cavallo e mezzo di potenza, quelli veramente validi. Leviamo la buccia. È obbligatorio, cioè tutta la frutta va bene in questo momento o no? Ma io potrei anche proporlo con della papaya, in questo caso prenderebbe il nome di papaya mix. Allora. Oppure anche col melone molto maturo, ci sono meloni particolarmente profumati dai quali si può ottenere un buon risultato. Certo. Una volta sbucciato una porzione di frutta, chiaramente essendo la frutta sempre differente, purtroppo non posso darvi un dosaggio preciso, perfetto. Sempre ad occhio. Diciamo che sono due fette, certo. Poi dipende anche per il gusto, dipende molto se la frutta è matura al punto giusto o se è ancora indietro. Buongiorno, Barbara. Certo. Quindi io mi regolo. Oh, buonasera signor Maurizio. Ah, io sto facendo il drink, Mauri. Dopodiché, la prima cosa? Mettiamo la frutta e poi un tocco di frutta e poi circa 150 ml di succo d'ananas. Ok. E adesso procediamo. Adesso viene frullata solo succo d'ananas con frutta. Thank you.
questo punto, per decorare, solitamente uso lo sciroppo di granatina, facendo una spirale dentro il bicchiere. Poi aggiungo una dose di 6 centilitri di rum chiaro. Ah, nel nostro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I centilitri li contiamo. Una cantilena che fa voi. Ghiaccio abbondante. Abbondante ghiaccio tritato, non pilè in questo caso. Come abbiamo visto la volta scorsa. Perché prima il ghiaccio pilè, questo deve assumere la consistenza di una granita alla siciliana. Ah, si serve con una cannuccia anche questo? Sì, questo si serve con due cannucce. Due cannucce. Perché una si può toppare, allora. Certo. Aspetta, facciamo una e una perché sono più belline. Ah, e questo fai solo la ripresa di quando è finito, via. Se vuoi zoomare, cin. Salute. Salute. Fresco, buono.